Io avevo detto mi sarei preso 2 giorni di vacanze, invece abbiamo cominciato a lavorare già da ieri. Quindi io sto lavorando a pieno ritmo, ho già visto alcuni collaboratori, oggi vedo tra oggi e domani tutti gli assessori. Voglio chiarire bene questo concetto. Dovrei avere la proclamazione in settimana. L'idea è che siccome noi siamo ormai una macchina da guerra in senso positivo, cioè come comune e come città stiamo andando fortissimo, non possiamo avere vuoti di amministrazione. E siccome squadra che vince non si cambia, e siccome se siamo arrivati a una vittoria così netta non è solo merito di Luigi De Magistris ma di una squadra, la mia intenzione, chiaramente, se gli assessori sono d'accordo, e perciò devo parlare con loro tra oggi e domani, è confermare in modo assolutamente intatta la giunta con delle chiaramente modulazioni di deleghe, perché io negli ultimi tempi ho avuto caricata su di me un po' per la campagna elettorale, dimissioni di assessori, un assessore che si era dimessa, insomma, troppe deleghe, quindi ci sarà sicuramente una riformulazione. Poi si apre una fase politica interessantissima, che io voglio far durare l'estate, cioè 21 giugno, 21 settembre, in cui con tutta calma, quindi non con l'ansia addosso delle consultazioni 3 giorni, 4 giorni, un dibattito non si deve comprimere, che io affronterò con i miei collaboratori, con gli assessori, con i consigli comunali, con tutti quelli che sono candidati, con gli elettori, con i nostri militanti, perché il risultato politico che esce fuori da Napoli, che chi è andato a votare il 67% con Luigi De Magistris, sono militanti veri, cioè gente che crede, non è che è andato a votare il meno peggio. Quello che aveva qualche perplessità se n'è stato a casa, non ha contribuito magari alla vittoria che poteva essere, come dire, che appunto si prefigurava. Quindi da questo punto di vista io voglio fare una consultazione seria, il che non significa, lo voglio chiarire subito, che gli assessori, qualora dovessero essere confermati in pieno adesso, siano soggetti precari. Non è questo il tema, perché sennò qua si apre un dibattito che non esiste. Oppure, come dire, che questa squadra sarà per sempre. Il sindaco è stato molto chiaro, si apre una fase politica che è nuova, cioè noi dobbiamo organizzare quello che politicamente è accaduto in questi 5 anni a Napoli e vogliamo anche raccontarlo. Allora io l'ho detto, nei prossime settimane il sindaco, compatibilmente con i suoi impegni e dedicando H24 ovviamente la sua funzione alla vita della città, porterà l'esperienza a Napoli in giro per l'Italia. Noi già stiamo programmando incontri a altissimo livello, sia dal punto di vista istituzionale che internazionale. Perché? Mi pare di capire che si sta enormemente sottovalutando quello che è accaduto a Napoli. Fa paura la fase politica, questa fase politica. Napoli è l'unica città d'Italia che ha confermato un sindaco uscente, senza partiti e senza movimenti, delle grandi città. Poi è chiaro c'è Bologna, ma Bologna insomma, è una storia molto diversa. Insomma. Se parliamo delle grandi città, un sindaco ha governato senza soldi, che ha avuto contro una miriade di apparati e di poteri, che ha avuto schierato in campagna elettorale tutti. Che insomma, l'abbiamo detto, lo possiamo rianalizzare, la vera sconfitta alla fine iniziale politica del Presidente del Consiglio, poi abbiamo detto 0-0, palla al centro, però visto che stiamo facendo è stata a Napoli, dove ci hanno provato prima del primo turno a fare di tutto per non farci vincere. Quindi questa cosa va raccontata e siccome noi pensiamo che a Napoli si è già realizzata la cosiddetta Podemos napoletana, noi la dobbiamo costruire, già c'è, adesso dobbiamo organizzare. Che noi siamo forti e per essere forti non può essere forte solamente la giunta, forte il sindaco, deve essere forte sempre di più la città e la città deve essere forte culturalmente, socialmente, economicamente, lavorativamente parlando e politicamente parlando. Quindi con molta tranquillità noi abbiamo alcune settimane di fronte, il timone è ben saldo, sappiamo quello che dobbiamo fare, quindi mettiamo in sicurezza subito la macchina amministrativa che non ha contraccolpi e continua a lavorare, tant'è che io non mi sono preso manco quel giorno che mi dovevo. E nello stesso tempo andiamo a costruire una fase nuova in cui poi vedremo chi è più confacente per che cosa. E com'è bello fare in democrazia e soprattutto a Napoli che si è aperta una fase di autogoverno cittadino vero, si decide tutto insieme. Il sindaco è stato scelto. Punto. Adesso si decide tutto insieme che cosa fare per il futuro. Pare molto semplice. Senta, come Eh sì, vado a fare un'iniziativa. Ma che cos'è il forum? Sì, abbiamo fatto un comunicato, è uscito ieri, è un dibattito che si fa, insomma. Poi ieri ho molto apprezzato questo intervento del sindaco di Barcellona, che non so se avete letto, insomma, mi sembra molto importante, che ha fatto una dichiarazione di felicitazioni e anche molto politicamente profonda su che cosa è accaduto a Napoli, in poche parole, però l'ha detto certe volte le poche parole sono efficaci. Quindi come vedete noi stiamo costruendo, la strada la conosciamo, io andrò subito in Anci, l'ho detto già, perché insomma, la città di Napoli deve avere un peso diverso.
che non significa incarichi formali, peso significa peso politico, cioè significa che quello che è accaduto a Napoli non può essere liquidato come una questione di ordinaria amministrazione, cioè la vera rivoluzione è Napoli, perché la rivoluzione è governando. Poi sicuramente il risultato di Torino, che io avevo previsto, è un risultato che insomma interroga soprattutto il Partito Democratico, questo è un altro tema, perché Fassino è presidente dell'ANCE, cioè il risultato di Roma è bello perché è la prima sindaco Roma donna, perché ha vinto un movimento nuovo, ma diciamo era un po' per scontato. Adesso quello che, sul quale insomma ci si dovrà concentrare, vediamo se quello che dicono lo riescono a fare governando una città come Roma. Ecco, io ci tengo a dire questo e chiudo, che noi l'esame del sangue l'abbiamo fatto, che abbiamo governato 5 anni la città di Napoli, senza leggi speciali come ha avuto Roma, senza un euro, con un tentativo di colpo istituzionale, avendo contro apparati che non sono neutrali nel nostro paese, e quindi noi oggi ci presentiamo a testa alta e nessuno può dare lezioni di superficialità politica su quello che è accaduto a Napoli, perché questo sarebbe inaccettabile. Mi avete ascoltato, io so bene che c'è sempre quest'ansia da prestazione anticipata del giornalista e la comprete, però fatemi parlare con gli assessori, perché come giustamente ponete voi, perciò ho detto oggi e domani, ci sono assessori che sono stati detti consiglieri, quindi sono loro che innanzitutto mi devono esprimere qual è la loro volontà, vogliono fare i consiglieri o vogliono fare gli assessori, quindi devo parlare con loro. Questo è un nodo, però ecco, per rispondere alla domanda, che definiremo subito, cioè la mia idea è proclamazione del sindaco e immediatamente nomina della giunta e quindi poi insediamento del consiglio, proprio perché io non voglio comprimere troppo, lo ripeto per l'ennesima volta, spero di essere chiaro, quella fase di consultazione politica che reputo assolutamente importante, altrimenti io la dovrei ridurre a una consultazione come in genere si fa, 7 giorni, 10 giorni solamente con la coalizione, invece no, la mia è un'idea più ampia, cioè voglio andare a discutere con i territori, voglio andare a discutere con le assemblee popolari, voglio andare a discutere nei comitati che si sono costruiti in questi mesi, voglio andare a discutere con quelli di massa critica con cui abbiamo fatto l'assemblea per vari esempi, con i cittadini dell'area nord che hanno espresso le candidature dei presidenti di municipalità, lo stesso per Bagnoli Fuori Rotta e così per tutta la città. Questo dà un senso, durerà 3 mesi perché è una cosa seria. Nel frattempo io ho la giunta che ha piena fiducia, potrebbe anche essere che questa giunta sarà la giunta per sempre, però non lo devo decidere solo io, è un gesto secondo me di grande democraticità, perché io col voto popolare che ho avuto potrei dire signori miei, io ho bisogno di 24 ore, decido io, buonanotte suonatore, invece non è così, è una cosa importante. Poi invece vedremo, e quello è uno snodo interessante, ci sono diversi assessori che sono stati nominati consiglieri anche con voti significativi e per loro è una decisione anche personale delicata, perché chiaramente se ti dimetti da consigliere non vi sfugge il tempo e diventi assessore e poi non sei assessore per 5 anni non butto un naffo consigliere, quindi insomma sono scelte anche personali, sono scelte politiche, perché chi è stato eletto deve rispondere a un elettorato che lo ha eletto, quindi sono scelte che non puoi fare in un battito d'ali di farfalle, devo dare qualche giorno per... Il tema suo quindi istituzionale non è anche politico, ma sulla questione numero per norma. Numero dovremmo essere 11, da quello che mi hanno detto gli uffici, non ho fatto io l'approfondimento, gli uffici mi hanno detto 11, quindi noi saremmo nei numeri perché noi già siamo in 11, 11 col sindaco, cioè quindi non ci sarebbero... Ma lascia per di dimissionare. Allora noi avevamo prima della campagna elettorale che si era dimessa Caterina Pace, eravamo mi pare 11 e quello è il numero che il gabinetto del comune mi ha detto dovrebbe essere secondo normativa. Quindi rispetto all'esperienza precedente ne avremmo uno in meno, che noi già avevamo uno in meno perché Caterina Pace quando c'era stato il discorso di Italia dei Valori si era già dimessa. Ma guardate, questo io non ho. Allora, l'incarico di sindaco di Napoli, e ricordiamolo, di sindaco della città metropolitana, perché io mi impegnerò molto nella città metropolitana in questi 5 anni e già ho preso contatti con molti sindaci, quindi si sta rafforzando moltissimo il legame con i sindaci della città metropolitana. Già ne ho sentiti alcuni, incontrati altri, eccetera. Quindi io non ho in questo momento né la pretesa né la voglia di prendere incarichi più importanti, e si potrebbe porre in teoria, perché sindaco di Napoli confermato, sindaco della terza città d'Italia, cioè ci sarebbero tutti i motivi per proporre una cosa di questo, ma in questo momento non mi interessa per nulla. Credo che la delega sulla legalità e la sicurezza per la città di Napoli sia una cosa importante, però il peso politico di Napoli, cioè questo bisogna capire bene, che la città di Napoli ha espresso un voto significativo, un voto per l'autonomia e anche un voto evidentemente per avere città più forti, come anche il messaggio che viene da Roma, che viene da Torino, quindi un ANCI più forte, più autonoma secondo me anche nei confronti
dei governi, quindi non c'è una questione di Renzi, dei governi in generale, perché noi dobbiamo andare nei prossimi anni sempre di più in un'Italia dei comuni. Quindi chiedere a Bruxelles di dare più fondi direttamente ai comuni, e non solo l'ANCI ma anche il governo nazionale deve fare in modo che le regioni, come accade in Campania ma non solo, facciano resistenza sull'attribuire fondi direttamente alle città metropolitane, alle grandi aree urbane. Quella riforma del Rio è una riforma che è stata fatta, non l'abbiamo fatta noi, ma esiste là. Io trovo molto grave che si continuino a fare atti, leggi e provvedimenti che non solo è come se non tenessero proprio in alcun conto che esistono le città metropolitane, vanno contro. Questi creano un contenzioso enorme e rallentano lo sviluppo delle aree metropolitane e urbane. Pensate a Napoli. Napoli, la città metropolitana, ha 3 milioni e mezzo di abitanti, il 56% della popolazione della Campania. Cioè non è possibile che la regione Campania non si renda conto di questa cosa e continui a fare leggi come se già la città metropolitana non esiste. Allora qui faremo una rete forte di 92 comuni della città metropolitana, in ANCI farò sentire la mia voce e credo che possa essere uno dei primi passi anche di una nuova interlocuzione col governo. Cioè l'Italia delle città la vogliamo realizzare o non la vogliamo realizzare? Vogliamo dare più forza, vogliamo allentare i patti di stabilità, vogliamo allentare i guinzagli economico-finanziari, e credo che in questo non posso non trovare un'alleanza anche in sindaci appena eletti che si trovano in condizioni particolarmente complicate, pensa a Roma soprattutto, ma non solo. Insomma, veramente i prossimi 5 anni sono strategici non solo per Napoli ma anche per la città metropolitana, quindi quella è una priorità assoluta, ecco perché ho bisogno di una squadra ancora più forte. Noi parliamo solo di Napoli, ma ci sta la struttura di governo che bisogna realizzare in città metropolitana, i ruoli, insomma veramente dobbiamo fare una squadra forte, plurale, allargata, la squadra deve essere ancora più ampia, con più professionalità, con più sensibilità, il segreto degli ultimi 2 anni è stato questo, sensibilità diverse, generazioni diverse, competenze, radicamento in città, passione, io credo che siamo su una strada molto ben tracciata, quindi l'estate sarà appunto il momento in cui si realizzerà tutto questo. Sì, poi non mi dire proprio i tempi, ci siamo, sì, non lo so con precisione, magari se vuoi te lo faccio sapere, però sì, c'è il bilancio da approvare a luglio in comune. Allora le cose più importanti sono le elezioni della città metropolitana, scadenze immediate, il bilancio politico che si deve, il primo atto che farà il Consiglio nuovo. Noi ci auguriamo che tutto questo avvenga nel più breve tempo possibile, insomma, cioè a luglio sarà chiuso, si è partito, non possiamo stare ad agosto. Insomma.